Bella a tutti ragazzi, sono Archisius. Io sono Matthew. E io sono Matthews. Mamma mia che fantasia. Sì, allora, comunque, visto che Ale è sommerso dai compiti, siamo venuti a sostituirlo. Mi sembrava sì. Ovvio, perché è brutto sto posto qua. È un'uscita poi. Sì, io esco. No, e devo premere. Sì. You can see. Stai vedendo? È chiusa. No, è chiusa, va bene, grazie per l'indicazione. Destra o sinistra? Destra. O destra? Destra. C'è destra. Qualcosa? C'è una notte. Bella notte! Ma posso interagirci? No, no. Posso interagirci in notte con cui non posso interagire. Che cavolo è? Ma cos'è quello? Una culla per gatti. La culla per gatti, non la gabbia per gatti. Ah, è un ospedale! Ma che bello, sono in un ospedale. Siamo in un ospedale, fantastico. Che bello. Altre. Cos'è sta cosa qua? Lì c'è qualcosa. C'è. No, ah, un armadietto, sembrava una scatola vuota. Cioè, ha senso mettere le scatole vuote negli ospedali, mi sembra ovvio. C'è nessuno! Disse Attila. Faceva veramente schifo per questo. Abbiamo passato 6 stanze con... senza trovare niente. 4 veramente. Allora, adesso o c'è qualcosa qua o me ne torno a Baita. Bene, me ne torno a Baita. Magari. Me ne torno a Baita. O passo di qua. Uscire da qui. È chiusa. No, pigli per il culo, ma no. Oh, oh, ah no, è l'uscita, l'exit. Ah. Io. Non va bene quando vedi degli occhi di lucciole. Ma c'è qualcosa, qua io non vedo niente, va a sinistra, quello che mettiamo a sinistra. Niente. Oh, io avrei sogno, ci mettiamo. Facciamo così. Facciamoci una flable. Scusate, perché se io clicco il letto fa il rumore della porta? Ok, non sto cercando di aprire il letto, però evidentemente non è la cosa giusta. Ecco. Oh, posso correre? Ah, sì, sì, si può correre. Oh, alleluia. Va bene, mi sembrava troppo. Alleluia, 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 alleluia. Ma una chiave. Una chiave. Oh. Allora, una volta che prendi una chiave, la porta diventa... la torre... Puoi aprire una porta. No, la porta si sblocca. Cioè, io la prendo e la porta si sblocca. Ha tutto senso. Sono troppo avanti con me. Cavolo, cioè, veramente, guarda. Non è avanzato. E quindi devo andare all'exit o dall'altra parte? Devo andare all'exit. All'exit. No, certo che no, non posso uscire. Mi dall'altra paura. Parte lui. Cioè, 50-50 è una sfiga che fa paura. Cos'è? Ah, perfetto, sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Chiusa. Chiusa. Qualche area hanno porte che possono essere sbloccate per te. Chi ha fatto? Ci sono ancora gli appunti sul coso. Dai, magari mi prendo chiavi a casa, quindi non chiamarmi. Ah, ok, se premi shift puoi correre, ma non ti porterà da nessuna parte. Cosa? Cioè, non è buono quando... Tutte le strade portano a Roma. No, no, qua mi dice che se corro non scampo a niente, praticamente. Cioè, correre non serve un cazzo, devo solo andare più veloce. Se non scendo. Ha senso. Non mi piacciono i corridoi finti. Ok, era vero. C'è nessuno, disse ancora Attila. Sta stufando soprattutto. Ma senza di Ale non senza battuta. Le sto, come si dice, le sto analizzando per poi dire. Non uccidetemi, credo. Ah, questa sicuramente sarà l'uscita perché è la stanza più inculata del mondo. Piove ancora. Beh, che tempo di merda veramente, ragazzi. Ah, questa è l'uscita. Ma posso già... Non è che siamo arrivati a... Ah! Potevo già andarci! Sì, che... E che cazzo è servito a fare? Cioè, non ho preso neanche... Oh! Oh! Cos'era? Oh! Ok, non è normale tutto ciò. Ed è una stanza vuota. Hai visto anche tu un occhio sul muro? Ah, era un occhio? Sì. Era un occhio e lì c'è una chiave. Allora, non è normale che questa stanza sia chiusa e non ci siano altre vie.
Non è stato lungo. No, no. Più o meno. Ok. Vabbè, ci copro. Bene, ma legge che questa c'era. Questa non c'era e non è normale. Ma perché torno indietro? Che senso ha? No. Cos'è? Stanze vuote, bene, perfetto, fantastico. Ah, che volo di stanza? Stanza rettangolare con... 40x40. Ah, non è un muro, ok. Ok, 30x20, 60x70, 80x90. Ok, lo cazzo lì c'è una strada. Ok, strada. What the fuck? No, ok, per fortuna niente. No, non c'è niente. Io non ci vado. Ma penso che sia l'unica strada. Perché è andata giù la luce? Che questo è un di tutte le cose messe insieme. Ah, perché? Ma spiegatemi perché io sto continuando. Io voglio i corridoi. C'è nessuno. Solitamente io quando mi spavento rido, quindi aspettatevi di tutto. Quindi. Ah, tu ridi? Io mi sono fatto male. Sì, ma basta, era? Occhi, basta, basta. Cosa? Che cazzo guardi? Ti sto marcando le porte per te. Sto marcando le porte per te. Grazie. Wow. Ma chi sei tu che marca le porte? C'è il sangue. C'è. Non è. C'è qualcosa. Una chiave. Exit, no? Mi fa piacere. A me no. Come? Non vuoi uscire? Io vorrei uscire, francamente. Secondo me è peggio fuori. No, ho smesso. Perché ho smesso di casualmente. Oh, eccolo. Dio, grazie. Allora, c'è un brutto tizio, siamo in un fottuto ospedale e tutto non va bene. Non so perché, ma ogni corridoio mi sembra uguale agli altri. Eh sì, anche a me. Potremmo vedere. Posso sentirti? Aiuto. Beh, finché mi puoi solo sentire va bene. Niente. Bene. Ci sarà da tagliare pochino questo. Dimmi. Era bruttissima quella roba lì. Ma cos'era una faccia? Sì, era una specie di faccia. Una specie. Cazzo di corridoi infiniti. Oh. Ragazzi, sta diventando sempre più inquietante perché si basa tutta la tensione. Purtroppo. È l'uscita, ditemi che è l'uscita. No. Fuck me. Sembra un corridoio infinito. Oh. Da quando esce sangue dalle grate? Da quando ci sono gli occhi vicino alle grate? Da dove saltano fuori? Da quando uno insanguina le impronte? Ma sei sicuro che non stiamo seguendo la pista al contrario? No. No. Che cazzo è? Exit. Thanks a lot. I see you. Aiuto. Chi mi vede? Non posso. Oh! Ah! Grazie! Mi vedi? Non hai gli occhi? Ah no, un occhio apparso così a caso, random. Bene. Nel prossimo episodio. Ma questo non è più l'ospedale dove vengono messi i cadaveri. Camera molto va bene. Bello. Io non ci vado di lì. Chiave! Cosa? Un errore fatale. Oh. Ah! Quella chiave non mi piace. Io sono Pciuca. Sono qui per darti il potere di spezzare i legami che ti tengono stretta. Un mostro! Non temere. Sono qui per darti un potere. Pensi forse che me l'aveva così? Ho già incontrato mostri come te. Capisco. Hai già incontrato degli altri abitanti di FM. In tal caso sarà molto breve. Lasci che mi impossessi del tuo corpo. Ti aiuterò a impedire loro di trasferirti. Cosa? Puoi impedire ai tuoi genitori di trasferirti in un'altra scuola. Non è impossibile. Comunque, se non mi lascerai provare, temo che potrebbe essere troppo tardi.